Ciao. Abbiamo appena finito di mangiare al Costa Coffee. Costa Coffee. Appunto il Coffee Costa. Questi sandwich con uova, pollo e salmone, separatamente ovviamente. Non questi ingredienti tutti insieme. Ci siamo fatti un po' ingannare dalla pubblicità del McDonald's, del Kentucky, praticamente sì, McDonald's, e pensavamo che fossero nell'area gate, diciamo, subito dopo i controlli. Sì, McDonald's e Kentucky Fried Chicken sono fuori. In realtà invece sono all'esterno dell'area duty free e sono prima dei controlli al piano meno uno del... No, McDonald's e Kentucky sono proprio fuori dall'aeroporto. Ma Kentucky c'è meno uno, proprio c'era segnato. Ah, Kentucky meno uno, McDonald's comunque è fuori. McDonald's invece è fuori. Consigliamo vivamente di pranzare o comunque cenare o cibarvi prima di entrare in aeroporto. Sì, perché in aeroporto i prezzi sono stellari. Cioè, praticamente ognuno di questi sandwich è costato più di 5 euro. Una bottiglietta d'acqua da mezzo litro è 1,80 euro. Ah, e costa, credo fuori sia il più economico, la tra l'altro. La stessa bottiglia d'acqua costa 50 centesimi, 2,75. E questo pagato. Dove abbiamo mangiato noi è credo il più economico che c'è qui. Girandosi, perché se no c'è l'Hard Rock Café, ma praticamente un sandwich come questo 6,90 euro. Costava 6,90 euro. E ho visto il caffè quanto costa, tu hai visto quanto costa il caffè? Per esempio, sì, ho visto. Per esempio, 5 Londra, euro anche costa il caffè. A Londra gli stessi sandwich, c'erano i meal, cioè tre pezzi di per sì, pranzo, sì. Acqua più un sandwich e uno snack costavano 3 pound. 3 pound e 50 mi pare, 50, comunque non da Costa, ma in questa specie di supermercati, sì. Qua invece non ci sono. Ci sono alcuni all'interno che hanno i frigoriferi. Però hanno solo bibite. Sì, bibite. Bibite oppure tipo patatine, noccioline, queste cose. Ripeto, 1,80 euro una bottiglietta d'acqua a mezzo litro. Sì, quindi praticamente mangiare qui all'aeroporto è expensive. È molto expensive, sì, expensive. È molto expensive. Quindi secondo noi è meglio mangiare prima. Noi ci siamo fatti fregare perché Burger King è all'interno, però al piano inferiore, almeno uno. Però noi dovendo fare i controlli. No, pure il Burger King. Okay. Visto il coso l'insegna, ci siamo fatti fregare perché dovendo fare ovviamente i controlli per andare al gate, abbiamo detto vabbè, facciamo prima i controlli così siamo tranquilli, non perdiamo tempo e poi andiamo a mangiare, convinti ovviamente che i piani fossero comunicanti tra di loro. Comunque Burger King cioè fosse nell'area dopo i controlli, invece non so perché, ma non è così, che il piano è solo questo, ci sono comunque Swarovski, le varie profumerie. Tutte sì, la geografia è abbastanza ricca considerando che comunque non sia gigantesco questo aeroporto. Sì, non è molto grande. Per esempio l'area dei controlli c'erano mi sembra o 3 o 4 accessi, tipo del metal detector, quindi non è molto grande. La fila non è stata lunghissima tutto sommato. Ma soprattutto perché era un orario. Però sì, noi siamo venuti molto presto. Ora sono le 12. Sono le 12. Penso che a breve uscirà sul tabellone in quale gate dobbiamo andare per il nostro volo. Il nostro volo è alle 14:10. Sicuramente essendo internazionale dovremo essere al gate un'ora prima, quindi alle 13:10. Ma soprattutto per i bagagli, perché non vogliamo farli imbarcare. Per i bagagli, sì. Perché abbiamo i bagagli a mano, non vogliamo assolutamente che vengano messi in stiva, perché comunque tra drone, abbiamo il computer, sì. Reflex, non vogliamo che li lancino, li sbattano ovunque, come spesso succede. Quindi niente, ora stiamo perdendo tempo. Allora, volevo farvi vedere cosa ho comprato l'altro giorno. Ho comprato prodotti Essence perché ho visto che il prezzo è nettamente inferiore rispetto all'Italia. Ad esempio, ho preso questa matita per le labbra, tipo un nude, così, quella da temperare, super morbida. Mi sembra 1,19 euro se non sbaglio. Poi ho preso questa, che è una long lasting. Se non sbaglio, no, non è quella che oggi l'avevo messa ieri, gli Amy Berry.
che però è quella lì automatica, quindi è così, che non va temperata. Questa è costata qualcosina in più, forse 1,39 o 1,59 non mi ricordo. Poi c'erano le matite occhi, io ho preso questa qui nera perché mi è finita la mia di Benecos mentre ero qui, e questa qua è praticamente super nera, si chiama Black Midnight Sky ed è una Extreme Lasting, infatti cioè, per toglierla è stato su, cioè solo con la salvietta struccante. Solo che praticamente l'esterno è molto duro, sembra fatto di plastica, quindi per temperarla ci ho messo una vita e la mina non mi è venuta neanche tanto bene. Credo che abbia qualche glitter all'interno, però non si nota per niente sull'occhio. Scrive tantissimo, sembra praticamente un eyeliner. Questa mi sembra pure su 1,59€, comunque sotto i 2€ sicuramente. Il blush non ricordo, 2€ e qualcosa mi sembra. E ho preso solo questo mi sembra, perché non volevo esagerare, non sapevo quante cose c'erano in valigia. Comunque ho notato che i prezzi erano più bassi, ad esempio questa qui l'ho comprata in Italia prima di partire, la All About Toffee, che è praticamente questa palette di ombretti nelle tonalità naturali, quindi ci sono dei beige, dei tortora, top, alcuni con i glitter, altri senza, perché non avevo una palettina piccola da portarmi in viaggio, quindi sono andata da OVS e l'ho presa. E questa in Italia costa da 5€, qui la stessa identica palette costava 4€, quindi insomma, se dovete comprare trucchi, secondo me è molto buono. Guarda, Dario, alle 13:25 sapremo a quale gate dobbiamo correre per poter prendere. Ah, ok, quindi ci vuole ancora un'ora. Gireremo di nuovo per qualche negozio. Sì. Avere una vacanza completa, comunque lo sta fotografando tutto l'aeroporto. Vedi, leggi gli ingredienti. Gli ingredienti sono limone italiano, accordo marino, galbano. No, accordo marino, ok? Cipresso, galbano, cuore, cipresso, virilità suprema. Cuore di cipresso e... Virilità suprema, è tra gli ingredienti. Infatti si chiama Black Extreme. È buono comunque. Allora, abbiamo fatto una cosa che in realtà non facciamo mai, vero? Comprare liquori. Sì, sfruttare il duty free. Abbiamo preso questo liquore, Ambrosia, che è proprio di Malta. Allora, ne abbiamo preso uno al fico d'India, praticamente. Sì. E qua si chiama Pahitra? Pahitra, sì. O forse sarà Pahitra. Pahitra?
E poi un altro invece alla Carruba. Aspetta, che è un... È molto tipico. Sì, è una cosa tipica che qui insomma mangiano spesso, la Carruba. Praticamente abbiamo preso questi qui, quelli con meno zuccheri all'interno, ci ha spiegato la tizia, poi non so se ci ho preso in giro. Però l'ha assaggiato quello lì al figo d'India. Sì, effettivamente non era molto zuccherino, anzi era... Era buono. Io non bevo alcolici, però ho sentito l'odore e sembrava buono. Tu non sei alcolizzata come me, questo vuol dire che sono alcolizzata. No, io proprio non ne bevo. Comunque è l'una esatta. Tra 25 minuti dovrebbe uscire il gate, quindi dovremmo iniziare a correre per accavarrarci i primi posti, dopo i priority. I primi 90 posti, più che sì, dovremmo scappare, anche perché sapendo che... Adesso le file diventano quelle all'italiana. Ecco, le file sono quelle all'italiana, sarà dura che... Dovremmo combattere. La fila non sarà dritta, sarà in larghezza, si estenderà. Voi tutti cercate di sorpassare gli altri. Allora Dario? Siamo arrivati a Catania e dopo siamo ripartiti con il pullman alla volta di Messina. Abbiamo aspettato il pullman tipo 2 ore. Sì, ovviamente il brusco rientro, sì, che c'è, arrivando in Italia, si nota. E più a sud sei, più appunto si notano le differenze con altri paesi. Collegamenti non sono il massimo, direi, tra l'aeroporto di Catania e Messina, quantomeno per la nostra esperienza. La differenza di file tra l'Europa e l'Italia. Sì, riconosci di essere arrivato in Italia quando la fila... Non è più una fila, ma è un agglomerato di persone che cercano di scavalcarti come se fossero pane gratis. Tu invece non hai pagato quel posto, no. Te lo stanno regalando, quindi devi ammazzare per prenderlo e ammazzare anche gli altri.